Non si fermeranno i cantieri della strada statale 640, la strada degli scrittori. Le opere saranno completate, lo ha detto il vice ministro Alessandro Morelli in visita a Caltanissetta. 815 milioni di euro la somma complessiva del finanziamento del famigerato secondo lotto. Sono 14 viadotti, 12 cavalcavia, 6 le gallerie. Non si fermeranno dunque i cantieri perché arriveranno in supporto i fondi da ANAS. Il governo ha anche assicurato che vi saranno i contributi economici a favore del caro materiale per le aziende che stanno lavorando all'interno dei cantieri, caro materiale conseguenza del conflitto bellico in Ucraina. Si sta realizzando al momento, tra l'altro, il vecchio ponte San Giuliano che è stato rifatto e perciò a breve sarà anche consegnato. Per quello che riguarda la via Borremans, cominceranno a breve i lavori e il commissario straordinario per le opere ANAS in Sicilia, Raffaele Celia, ha assicurato che i finanziamenti ci sono. Il lavoro su via Boremans è stato previsto da ANAS in una perizia di variante che è in corso di perfezionamento. È stato previsto un intervento dell'ordine di 5 milioni di euro e chiaramente, avendo dato viabilità e traffico sulla bretella provvisoria, l'urgenza, diciamo, di via Boremans si è resa attuale perché oggi possiamo lavorare su quell'arteria senza interferire con il traffico. Resta necessario però, come dire, adempiere a provvedimenti autorizzativi, per cui recentemente anche presso il Consiglio Comunale di Caltanissetta si è provveduto a deliberare in merito e stiamo chiudendo la procedura per l'autorizzazione dei lavori. Rimane la questione dell'affidamento al soggetto esecutore perché non sono lavori già inseriti in contratto e quindi va perfezionato appunto l'iter della perizia di variante e si sta riflettendo su, diciamo, le modalità più efficaci, più veloci per la concreta esecuzione. Il finanziamento è comunque già previsto da ANAS nell'ambito dell'intera perizia di variante. Il completamento dei lavori, quale sarà quello a breve completato che consegnerete? Allora, a brevissimo, questione di settimane, noi contiamo di dare traffico su alcune rampe dello svincolo di Caltanissetta Sud. Questo perché c'è l'urgenza di alleggerire la pressione sulla viabilità minore, dove attualmente insiste tutto il traffico veicolare in una condizione, diciamo, provvisoria ma anche difficile. Stiamo completando alcune rampe che sono già pronte per essere bitumate, dopodiché alcune correnti di traffico saranno spostate e questo determinerà un livello di servizio già migliore e sicuramente migliori condizioni di sicurezza per la viabilità.